Ciao ragazzi, un attimino che sistemiamo qui perché se dobbiamo fare le cose serie dobbiamo farle bene. Buonasera, visualizzazioni e bentornate in questo nuovo video. Dunque, qualche giorno fa abbiamo trattato l'argomento dei femboy in una puntata di sottocopertura e devo essere sincero, il 90% delle reazioni a quel video, contro ogni mia aspettativa perché mi aspettavo veramente la bolgia più totale, sono state positive. Sono state persone che hanno capito tutto quanto, persone che non avevano voglia di spargere odio. E insomma, devo essere sincero, internet questa volta mi ha stupito. C'è ovviamente da dire che se sono qui in questo momento a fare questo video, c'è qualche puntino sulle i da dover mettere. E sì, perfetto, questo può anche bastare. Pure fatta a mano, cioè, la qualità ce l'abbiamo. Per mettere questi puntini sulle i, comunque, c'è soltanto una cosa che si può fare: Far finta che vada tutto bene. perché effettivamente solo finta si può fare. Comunque sia, la trovate su Pumpling. Qui sotto in descrizione trovate il link al sito e trovate ovviamente anche il mio codice sconto Gematria, tutto maiuscolo. Utilizzandolo non soltanto risparmierete sull'intera spesa, ma otterrete anche un paio di calze gratis e supporterete tutto quello che facciamo qui. Adesso però vediamo un attimo di prenderci del tempo e di snocciolare tutto quello che è uscito fuori dai commenti di quel video. Dunque ragazzi, una delle principali cose che mi è stata detta è: sia chiaro, io qui sto facendo una media di quello che mi è stato detto sotto il video e quello che mi è stato detto in privato, ok? Quindi se magari aggiungo qualcosa che non c'è sotto i video è perché semplicemente l'ho letto dai messaggi privati che mi sono stati mandati, quindi sto un po' facendo una media, uno spiegone generale, ok? Una cosa che mi è stata detta e che penso sia la più stupida che si possa dire è che quelli che ho fatto vedere nei video sono quelli carini. Il 90% di quelli che ho fatto vedere sono estremamente carini e quindi volendo essere un fanboy in questi casi è estremamente facile perché se sei di bell'aspetto è tutto quanto, però quando sei brutto, ragazzi, devo veramente spiegarvi il fatto. Cioè, io non pensavo che potesse arrivare un discorso da forum dei brutti addirittura su un video sui fanboy. Cioè, veramente, devo io mettermi a spiegare perché questa cosa sia boce? È come andare a un funerale e mettersi lì e fare: oh, vabbè, tutta questa attenzione soltanto perché è morto, e io che sono vivo allora. Cioè, sono delle cose così stupide, così insensate che sono messe lì soltanto, unicamente soltanto, per poter dire: ah, però anche io devo dire qualcosa, quindi aspetta un attimo. Prendo il mio taccuino delle idee, vediamo un attimo che cosa riesco a fare. Ah, ecco qua, bell'aspetto, giusto. Quindi questo l'abbiamo citato, sorvoliamo per carità di Dio, perché veramente io non voglio mettermi qui a fare. Ma poi, veramente, no. Un'altra cosa con la quale sono stato effettivamente inondato in queste settimane, anche perché un attimo per sponsorizzare il video e tutto quanto, ho fatto qualche foto, tutta roba più o meno meme, e mi sono messo anche per esempio questa roba così, ok. Ora, il 90% delle persone è stata allo scherzo, è stata tutto quanto, e addirittura io nel video lo dico. La roba dei fanboy per me, per quanto comunque sia, ho fatto il video in cui spiegavo tutto quanto, ho cercato di far capire: guardate che sono persone ormai, cioè non hanno niente di assurdo. Comunque sia, anche se probabilmente avrei fatto più bella figura a non farlo, ma tanto non sono stato ascoltato da chi avrebbe dovuto ascoltarmi. Insomma, ho specificato: raga, per me quello che fanno quelli che ho messo nel video, vari TikTok di fanboy, vari tizi così, per me è estremamente cringe e lo trovo estremamente assurdo per quella che è la mia concezione. Però è anche vero che se uno si sente bene a fare sta cosa, ma chi sono io per dirgli di non farlo? Questa cosa, unita al fatto che abbia fatto quegli sketch così, ha fatto credere a diverse persone che quello fosse un video di coming out. Adesso, cioè, nel senso, io pensavo che certe cose fossero superate, ok? Pensavo che ci fossimo un attimo evoluti, dice 2024, anno nel quale magari non veramente, che ne so, mi metto una maglietta rosa, allora subito un coming out. Cioè, come funziona sta cosa qua? Ho la maglietta bianca e il signore che mi manda, così funziona. Quindi un sacco di gente ha cominciato a fare: ah, io ho sempre immaginato che tu fossi un fanboy, questo tuo coming out ha effettivamente confermato tutto quello che pensavo. A prescindere, io non giudico, però sono contento che tu abbia fatto il coming out. Cioè, queste sono. Vabbè, io veramente non sono mie comunque, se. Madonna. Cioè, tu immagina allora, io mi metto a fare un video qui sulla Seconda Guerra Mondiale. Ah, signor Adolf, ma è lei, mi perdoni, sono un suo grande fan.
Io che cosa devo fare veramente? Ma non si può. Ma questa è una faccia della medaglia. Dall'altra parte della medaglia c'è gente che mi ha accusato, anche in maniera molto pesante, di avere un pensiero unico e omologato perché non ho preso a parole questi tizi nel video, perché non mi sono messo a sbraitare come un idiota a fare... Vergogna, la leva militare obbligatoria! Che poi fa ridere che chi vuole leva obbligatoria non sappia fare neanche due trazioni, però vabbè. Perché volere un qualcosa per il quale non sei portato? Vabbè, dettagli, non c'entra niente. Comunque sia, sì, pensiero piatto e omologato, semplicemente perché mi sono voluto fermare due secondi ad analizzare quello che avevo davanti. E l'ho detto pure nel video, la puntata era partita, almeno a livello di concetto, a livello di idea, con il prendere per il culo queste persone, non l'ho nascosto. Informandomi tutto quanto, avrei comunque potuto mettermi lì a fare finta, perché nel senso, a fare finta due secondi, a fare oddio, ma è veramente uno schifo, non ci vuole niente, lo so fare, lo sanno fare tutti. Un altro paio di maniche è mettersi lì un attimino ad analizzare quello che è la situazione. Certo, tira meno acqua al mio mulino, sicuramente, però che vi devo dire. Addirittura sono stato paragonato a Fanpage perché ho avuto un pensiero, e giuro su Dio, queste qui sono state le parole precise che sono state usate, un pensiero troppo poco omofobo. Cioè, altra cosa sulla quale forse è il caso di mettere i puntini sulle i. Il fatto che se non mi cringia questa roba e se non mi vengono gli attacchi di panico per il cringe per questa roba qua, allora ho un problema. Di nuovo, anche qui, io nel video ho specificato che video che ho messo, che ho mostrato, che in generale tutta questa cosa a me cringia terribilmente. Io non ce la faccio. Questo però non vuol dire che se qualcosa cringe a me, allora sia sbagliato per qualcun altro. Non vuol dire che se qualcosa mi cringe in qualche modo, mi mette in imbarazzo, mi fa sentire voglia di proprio chiudere il video, chiudere tutto quanto, allora sia io quello nel giusto e sia io quello che per forza deve estirpare tutto quello che c'è nel mondo, perché altrimenti, perché state tranquilli, se dovessimo togliere tutte le cose che la gente prima o poi, perché tanto le persone reputano il 99% delle cose cringe salvo poi rifarle, ma non è questo il caso, però immaginate un attimo se dovessimo togliere tutte le cose che ogni singola persona reputa cringe al mondo, non rimarrebbe il pianeta Terra. C'è gente che reputa cringe respirare, quindi, nel senso. Poi apri quella che è la sezione di iscrizione di queste persone e ti fai una grassa risata, grassissima risata, perché sono iscritti a canali, ma veramente, cioè, che stanno lì, li trovi anche nei commenti, fanno grande, sono vostro fan tantissimo, video falsi in tutti i modi possibili, cioè si fanno prendere per il culo tantissimo. E insomma, io vorrei veramente avere il tempo libero che hanno queste persone per poter fare tutta la lista di cose cringe che odiano. Cioè, se una cosa ti cringia, non la guardare. Anche il mio video, per esempio, ti ha cringiato, lo puoi chiudere, non puoi anche non guardarlo, non interessa a nessuno la tua fantastica opinione. Così come tutta la gente che mi ha fatto ma perché adesso parli di queste cose così frivole, dovresti parlare di cose più serie, dovresti parlare, madonna santa, c'è stato sotto, cioè tu immagina, no? Apri un video che ha nel titolo e nella miniatura Fanboy, quello è l'argomento, ok. Non mi metterò qui a sorprendermi di questa cosa perché so come funziona YouTube, so come funziona tutto quanto, però mi affascina sempre il giro mentale che fa una persona, no? Tu apri un video con questi presupposti, apri un video con me in miniatura che sto così, il tizio in miniatura che sta, capito, con le orecchiette, con la mascherina e tutto quanto, c'è scritto Fanboy a caratteri cubitali, tu cosa fai? Apri il video e dici, certo però che queste frivolezze, perché non parli del conflitto in Russia? Perché non parli di queste cose qua? Ah, madonna. Voi immaginate se io parlassi di questa roba, che io non ho mai nascosto di non capirne poi così tanto di queste cose qui. Se si parla di geopolitica, queste cose qua, perché venire da me a chiedere un video di geopolitica quando non è la mia materia? Ci sono canali, tipo, non so, mi viene in mente Geopop, geopolitica, Geopop, cioè non ci vuole niente. Vede un Breaking Italy, vede questi qua, ok, là ha senso, ma che io mi metta a parlare di geopolitica quando? Non ne capisco. Non mi interessa poi così tanto e sto parlando di altro, cioè tu hai aperto un video con un titolo, una descrizione, tutto quanto, un preambolo e ti lamenti che non si parli di Putin. Cioè, capisco che il mondo sia pieno di pazzi, di persone
che non è che ci stiamo tanto con la testa, però c'è un limite a tutto. Quello che però mi ha dato molto da pensare, ragazzi, è il fatto che all'interno di questa sezione commenti, di questo minestrone che è uscito fuori, all'effettivo mi sono reso conto di quanto odio insensato si possa muovere semplicemente mettendo fanboy all'interno di un titolo. Sembra assurdo perché, cioè, alla fine si sta parlando, vogliamo essere sinceri, di una stupidaggine. Si sta parlando di un trend di TikTok, di una cosa vagamente LGBT ma nemmeno tanto. Si sta parlando di tizi che si mettono le orecchiette da gatto, che si mettono la codina, la gonnellina, e questo basta a far uscire di testa le persone e a farle chiedere di parlare di Putin. Cioè, conciuno, come si fa veramente? Io non so come si possa, anche no, a livello logico, no, ma metti caso che veramente mi metto a parlare di Putin e tutto quanto. Punto uno, che ci azzecco. Punto due, ma io mi diverto a parlare di queste cose qui e ho fondato un canale su queste cose. Che cazzo me ne strafrega a me di parlare di geopolitica, di queste cose così? No, ragazzi, è veramente incredibile. Poi diventa un video tipo di quelli là dei 5 Stelle, no, che si mettono davanti al divano, non so perché tutti quanti davanti al divano si mettono. C'ho finta questo qui sia un divano, ok? Solitamente comincia così un video di questi qua. Lo sapevo, è incredibile. Ciò che avevamo predetto si sta verificando. Putin, ma cosa fai? Come se fosse veramente, cioè, io questo qua non l'ho mai capito, cioè, parlano i politici come se fossero, non lo so, la signora davanti che abita a casa, ma veramente. E questa gente sta lì tutto il tempo con queste menate, cioè, dubito che un mio video faccia ferma la guerra, dubito di avere qualcosa da dire, perché devo aprire la bocca su una cosa del genere? Che cazzo, ma è anche un fatto di rispetto, perché dovrei aprire la bocca su un qualcosa per cui la gente sta perdendo la vita? Tolto questo, che non c'entra più di tanto col video, però mandava di dirlo. Sono subissato di richieste questa roba qua. Raga, io non c'entro niente con questa roba. No. Sarebbe come andare a un canale di slime a chiedergli perché non parla, non lo so, della saponificatrice di Correggio. Cioè, beh, ma che senso c'ha? Oltre a questo, mi è semplicemente dispiaciuto vedere un attimo la reazione che hanno le persone quando si parla di questo argomento. Perché alla fin fine può essere cringe quanto volete. Io sono il primo a pensare che sia cringe tutta la roba dei fanboy. Questo non vuol dire che io debba mancare di rispetto a degli esseri umani che non stanno facendo niente di male. E questo che mi perplice, cioè, perché devo andare a fare le pucce a qualcuno che semplicemente, oh, stai bene con te stesso a fare quei balletti, falli. Stai bene con te stesso a metterti una gonna invece di, non lo so, di un paio di pantaloni, fallo. A me cosa cambia? E soprattutto a te cosa cambia? Che te ne frega a te se un'altra persona si mette così? Oh, sta gente è sottoposta in tutti i modi possibili all'odio. E qui, attenzione, non sto parlando di quei quattro che vedete su TikTok che hanno l'account di hatebaiting apposta per poter attirare odio e di conseguenza attenzione da queste persone che anche là pensano veramente di poter fare qualcosa. Tu, una volta che insulti uno, a meno che non abbia dei problemi, a meno che non ci siano delle problematiche per le quali effettivamente succede qualcosa, un piccolo incipit, non insultare la gente sui social, appunto. Però una volta che l'hai fatto, ti posso assicurare che se la persona che è davanti è equilibrata, si fa una risata e magari fa pure dei soldi su quello che hai scritto tu. E io penso di essere un esempio lampante di questa cosa. Quindi, oltre a questo, anche qua, cioè, per che cazzo vuol dire hai fatto un video troppo poco omofobo? Che significa? Perché dovrei fare un video omofobo? Che cazzo... Perché? Cioè, che vuol dire? Questa gente, vi giuro su Dio, fa tanto l'intellettuale, ragazzi. Poi la trovate sotto video di gente, account di gente allucinante, che augura la morte a destra e a sinistra, che ti photoshoppa con le ferite, le cose, e fa lì, fa se lo merita proprio. Cioè, questo è il tipo di gente che fa sta roba qua. E l'abbiamo visto tante volte, questo canale, ripeto, non sarà un canale di geopolitica, però è un canale nel quale andiamo ad analizzare proprio queste cose qui. E ci sono tantissimi esempi, basta aprire un video qualsiasi, potete riconoscerli dal titolo. Detto questo, niente, questi erano i miei 2 centesimi su questa situazione, questo era ciò che avevo da dire per mettere qualche puntino sulle i su questa roba dei fanboy. E nulla, ripeto, mi dispiace aver visto questa reazione, secondo me immotivata, da parte di certe persone, però che volete che vi dica? La mia domanda resta quella: a voi, se questa gente si mette a fare questi balletti, si veste in questa maniera, fa queste cose, a voi cosa toglie? Cioè, vi si sporcano gli occhi, veramente? Madonna mia. Va bene, ragazzi, aspetto di sapere cosa ne pensate voi. E niente, noi ci vediamo alla prossima.